Ehi, shalom, 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 shalom. Come sempre, prima di iniziare, vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Padre Onnipotente. Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, Ba'asham Ukakdash. Yahawah è il nome del Padre, Yahawah Shai è il nome di suo figlio nell'antico ebraico, e la Ukakdash è lo Spirito Santo. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Great New Stone GMS, Gran Pietramolino, per averci insegnato la verità. Loro sono gli uomini che l'Altissimo si è scelto per insegnare il 100% la verità delle Sacre Scritture. E Shalom, che significa pace, agli eletti della casa di Israele, il vero popolo di Israele, che sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, che appartengono alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo, a coloro che predicano la verità in sincerità e umiltà e che vivono servendo l'Altissimo, Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, in spirito, in verità, in sincerità, in umiltà, aspettando il ritorno di suo figlio. Shalom. Shalom. E come sempre veniamo per le strade e per le vie mossi dallo Spirito Santo per annunciare, per avvertire e dare edificazione all'elezione del popolo di Israele e profetizzare la fine e la caduta di Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America, e automaticamente sappiamo che cadendo la testa delle nazioni oggi, alla testa delle nazioni ci sono gli Stati Uniti d'America, cadendo gli Stati Uniti d'America automaticamente cadono tutte quelle che sono con loro, e possiamo provare attraverso la Sacra Scrittura che questo giudizio, perché questo è un giudizio da parte dell'Altissimo che sta venendo a colpire il pianeta Terra, sta venendo a visitare, anzi noi già attraverso i flagelli, le disgrazie che chiamano naturali, l'uomo ignorante, dicono che è madre natura che fa succedere terremoti, maremoti o tornati o tempeste. Noi sappiamo che biblicamente è il Padre Onnipotente che visita la terra attraverso questo, sono avvertimenti che manda attraverso queste catastrofi, questi flagelli, ok? E noi sappiamo che attraverso questi flagelli il Padre ci sta avvertendo che sta per venire a portare giudizio questa terra qua, e il giudizio che viene a portare inizierà con la caduta di Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America, attraverso i missili interbalistici nucleari, attraverso le bombe nucleari che andranno a bruciare gli Stati Uniti d'America, andranno a formare il lago di fuoco del quale parla l'Apocalisse. E oggi andiamo con la prima scrittura. Allora, ho un precetto per te, per quello che hai detto riguardo problemi che ci sono sulla terra adesso, che ci sono un sacco di disastri naturali, ma come sempre coloro che governano in malvagità, i diavoli, hanno sempre una scusa pronta per ogni cosa che succede. E ora lo chiamano il riscaldamento climatico, sì, invece noi sappiamo che nelle scritture è scritto, questo è il libro di Matteo capitolo 24, inizia a leggere da versetto 7, dice, no anzi, inizia a leggere da versetto 6, voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgeranno nazioni contro nazioni e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolore. Come dicevo io prima, questo è l'avvertimento, è l'inizio della grande distruzione, del giorno grande e terribile, che è il giorno di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, quando verrà a colpire, a purificare il pianeta Terra attraverso a dare l'autorizzazione agli angeli, come ci insegna nel libro dell'Apocalisse al capitolo 13, che darà il via agli angeli, libererà la distruzione mondiale, e come ci ha avvertito Khan, dove sbloccherà il sigillo Khan, e come ha detto il fratello, come ha letto in Matteo, guerre e rumori di guerre, come noi sentiamo, come noi vediamo oggi in tutto il mondo, ci sono guerre tra guerre civili, rumori di guerre ancora più grandi come quelli che possiamo sentire, guerre fredde, guerre spirituali. Infatti si dice che la guerra fredda non è mai finita, che la guerra fredda è tra America e la Russia, è iniziata appena prima della seconda guerra mondiale, ma sappiamo che questa guerra non è mai finita e arriverà alla sua conclusione, come dice il fratello,
perché ci sono rumori e notizie di guerre dappertutto. Sempre di più. Il fatto è che sempre di più. Cioè, noi vediamo come l'aumento di queste guerre e rumori di guerra in questo periodo. Non c'è mai stato così tanta guerra e rumore di guerra come in questi ultimi tempi. Allo stesso modo, come nostro Signore Yahweh Shai ci ha insegnato, terremoti, catastrofi naturali. Non c'è mai stata nella storia del pianeta Terra una così alta frequenza di terremoti in tutto il mondo. Basti solo cercare su Google e scrivere terremoti oggi e si vede come ogni giorno in una parte del mondo c'è un terremoto di magnitudo alto. In un giorno ce ne sono più di 200 terremoti in alcuni giorni. No, dico di magnitudo un po' più alto ce ne capitano, poi di magnitudo di più basse ne capitano a centinaia tutti i giorni. E come dice nostro Signore Yahweh Shai, questo è il principio, questa è la preparazione. Ok? Questa è l'avvertenza, questo è l'avvertimento che il nostro Signore Yahweh ci ha dato per prepararci a quello che sta per avvenire, ok? Giorno grande e terribile, distruzione. E la distruzione inizia con Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America. Devo tirare fuori un precetto che si trova in Marco al capitolo 13. Questo è Marco capitolo 13 versetto 23 che dice: ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa. Nostro Signore Yahweh Shai ci ha profetizzato ciò che sarebbe accaduto negli ultimi tempi prima della distruzione totale, prima del giorno del giudizio che viene ad avvenire sul pianeta Terra. Questo è il libro di Isaia capitolo 29 versetto 6. Sarai visitato dal Signore Yahweh Hashem Yahoshai degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori, con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. Questo fiamma di fuoco divorante non sta parlando altro che le eruzioni vulcaniche che ci stanno sempre di più, ok? Ma questo precetto ci dà anche un'idea di come agisce Yahweh Hashem Yahoshai, di come l'Altissimo si muove. E rileggi Jack per favore dall'inizio. Dice: sarai visitato dal Signore Yahweh Hashem Yahoshai degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori. Questo è il modo di agire dell'Altissimo. Sarai visitata così, con tuoni, terremoti, c'è anche tormente, tempeste. Quindi queste catastrofi che il mondo dice essere catastrofi naturali, che viene dal riscaldamento dell'aria calda sopra, l'aria fredda sotto e viceversa, e così si forma un tornado. Diciamo che hanno ragione, ma non hanno ragione nel senso che è il padre che sta facendo questo riscaldamento. Perché il riscaldamento c'è ed è il padre, perché sono stati scritti dalle scritture. Diciamo che non si forma naturalmente, ma come noi abbiamo letto adesso in Isaia 29:6, questo crearsi di terremoti, maremoti, uragani, tempeste viene dall'Altissimo, ok? E questo è quello che la nostra gente oggi, la nostra gente non capisce. La nostra gente ha la dottrina falsa delle religioni, questa dottrina falsa che vi insegna un Dio solo buono, un Dio che non castiga, un Dio che non punisce, un Dio che non compie il male. Ok? Mentre la Sacra Scrittura ci dà la piena conoscenza dell'Altissimo e ci fa capire che quando accadono queste cose qua è l'Onnipotente che muove, è l'Onnipotente che fa il bene, è l'Onnipotente che fa il male. Ok? È l'Onnipotente che dà la vita, è l'Onnipotente che toglie la vita. E questo è quello che la nostra gente non sa. La nostra gente non ha conoscenza, non ha la vera conoscenza dell'Altissimo. Certo. Questo è il libro di Isaia, capitolo 29, versetto 13. Il Signore Yahweh Hashem Yahoshai ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Il timore che dice il mio cuore, il loro cuore è lontano da me, sta dicendo la loro mente, il loro spirito è lontano. Il nostro popolo non ha la conoscenza dell'Altissimo, ha una conoscenza di quegli idoli, di quei demoni che vi presentano le religioni.
È per questo che quando arriverà il giorno grande e terribile non saremo pronti, non saranno pronti, ok? Perché noi è quello che stiamo qua chiamando a fare, a prepararsi a quel giorno qua, al giorno vicino che nostro Signore verrà a visitare la Terra, verrà a portare il suo giudizio su questo pianeta Terra. È questo quello che facciamo, avvertimento, avvertimento per la nostra gente, profetizzando quello che accadrà attraverso la Bibbia. Infatti il fratello parlava che il mondo non vede che questi disastri naturali sono tutti causati dal padre Yahweh Shem Yahushai, okay? Perché hanno gli occhi sigillati e le orecchie sigillate, non sentono. Questo è il libro di Isaia capitolo 29, versetto 10, dice: è il Signore Yahweh Shem Yahushai che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti ha velato i vostri capi veggenti. Tutte le visioni profetiche sono divenute per voi come le parole di uno scritto sigillato che si desse a uno che sa leggere, dicendogli: ti prego, leggi questo. Egli risponderebbe: non posso, perché è sigillato. Perché questo libro è sigillato. Perché se noi ci inchiniamo il nostro cuore verso il Padre Yahweh Shem Yahushai in umiltà a cercarlo, sarà tutto rivelato a noi. Verserà suo spirito su ognuno di noi. Ma com'è che questo popolo è un popolo con il collo rigido, non si versa al Padre? Ok, allora quando si apre questo libro non vedono niente, sembra un libro sigillato. E quando è come dire a uno: oh, leggimi questo libro, e l'altro vede e dice che: oh, questo libro è sigillato. Can, questo libro è sigillato per un numero di persone, anzi un maggior numero di persone, perché il loro cuore è tutto verso altro che il padre Yahweh Shem Yahushai. Perché il padre è un potere che ha separato fin dal principio, ha separato fin dal principio il suo popolo, Israele, gli Asharala, i così chiamati negri, latini e nativi d'America per la maggior parte, terroni, siamo dispersi in tutto il mondo il vero popolo di Israele, ha separato fin dalla nascita, fin dal principio. Infatti questo significa santificare, significa mettere a parte, metterti a parte da cosa? Dal mondo. Metterti a parte da cosa? Dagli insegnamenti malvagi di questo mondo. E fin dal principio è stato così, che ha separato, e fin dal principio ha rivelato il suo segreto ai suoi profeti. Vai a. Questo è il libro di Deuteronomio, capitolo 32, versetto 8. Quando l'Altissimo diede alle nazioni le loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore è il suo popolo Giacobbe, è la porzione della sua eredità. Ha separato le nazioni fin dal principio, ha dato i confini alle nazioni e ha tenuto conto dei suoi figli, Israele. A loro, se mi puoi prendere Salmi, capitolo 147, versetto 19-20, a Israele ha dato le sue leggi e i suoi comandamenti e non alle altre nazioni. Ha separato fin dal principio le altre nazioni e fin dal principio ha rivelato il suo disegno, i suoi segreti, la sua volontà per mezzo dei suoi servi, i profeti, al popolo di Israele. Neanche a tutto il popolo di Israele lo rivelava, ma lo rivelava all'elezione del popolo di Israele, ai suoi servi, ai suoi scelti, per poi rivelarlo a tutto il popolo. Ok? Poi chi volesse credere al Padre doveva credere ai suoi profeti, ai suoi servi. Allo stesso modo nel Nuovo Testamento ha mandato suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai, a lui ha dato la verità, e chi adesso vuole credere alla verità, chi vuole credere al Padre deve passare per suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai. E a oggi, Antico Testamento, Nuovo Testamento è età, era moderna, e a oggi ha chiamato gli apostoli e gli anziani della Great Millstone, Gran Pietramolino, ha iniziato da Abba Bibens, sarebbe Elia, Giovanni il Battista nella reincarnazione per chi vuole crederlo, e hanno iniziato a predicare per le strade, se non mi sbaglio nel 2007 hanno iniziato a portare la verità della Sacra Bibbia per le strade e per le vie. Nel 2007 sono entrati in YouTube. Ok, nel 2007 hanno usato il corno della Bibbia attraverso internet, ma per le strade sono scesi molto prima, però attraverso internet che questa verità, è attraverso questi uomini che il Padre ha dato la verità, come ai tempi sceglieva i suoi servi, i profeti,
poi ha mandato suo figlio e suo figlio ha dato l'incarico ai suoi apostoli e discepoli per portare questa parola di verità. E attraverso gli apostoli e discepoli, nel nome di suo figlio nostro Signore Yahweh Shai, il Salvatore, che oggi il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome greco di Gesù, abbiamo ricevuto questa chiamata. Siamo stati scelti e siamo stati chiamati per venire per le strade e per le vie. Nel 1969, Khan hanno iniziato, è stato mandata questa verità per primo, ripeto, ad Abba Vivens e lì a Giovanni il Battista nella ricarnazione. Nel 2007, come abbiamo detto, è stato su YouTube. Ma il punto qua è che la volontà del Padre, la volontà del Padre è stata detta ai suoi apostoli, ai suoi profeti, ai suoi scelti, non è stata detta a tutto il mondo. Quindi tutte queste chiese, queste religioni che dicono di predicare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non predicano altro nel nome di demoni e diavoli, queste persone qua, ok? Sono solo ingannatori. Allora, se vuoi ti leggo quello di l'incarnazione di Elia, poi ti do il precetto che cercavo. Va bene, come va bene. Allora, questo è il libro di Malachia, capitolo 4, inizio dal versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Ok, qua la scrittura ci parla chiaro, il padre ci parla chiaro, questa è una profezia di Malachia che ci dice che prima del giorno del terribile, grande e terribile, che sta per venire. Non sappiamo l'ora, non sappiamo il giorno preciso, ma sappiamo i tempi, e i tempi sono questi. Sappiamo la generazione, e la generazione è questa, l'era è questa del giudizio. Sappiamo che avrebbe mandato Giovanni il Battista nella reincarnazione, per chi vuole credere alla reincarnazione, perché la reincarnazione è biblica, ok? E la reincarnazione ha mandato Giovanni il Battista, Elia, nei panni di Abba Vivens, e per mezzo di Abba Vivens è iniziata questa conoscenza e questa verità nel 1969. È finita questa schiavitù a livello spirituale, perché adesso noi ci troviamo sempre in schiavitù, ma è una schiavitù spirituale, ma attraverso la verità noi veniamo liberati da questa schiavitù spirituale, come ci dice Giovanni 8:32: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Liberi da tutte queste religioni, liberi dalle menzogne che spingono questi diavoli della terra. Perché il diavolo non è quello spirito, quell'esserino che vi fanno vedere le chiese rosso con le corna in mano, con le corna e con la forca in mano. Il diavolo sono gli esseri umani. Diavolo dal greco diablos significa ingannatore. E tutti gli uomini che proferiscono menzogne, che ingannano, sono dei diavoli, ok? Che servono Satana. Servono l'avversario, un angelo del Padre, perché Satana è a servizio dell'Altissimo. Satana non è contro l'Altissimo. Servono. E cosa fanno? Proferiscono menzogna, portano menzogna. E qual è la menzogna più grande che hanno portato negli ultimi tempi? La menzogna più grande è questa qua. La menzogna più grande è averci dato questo, averci dato un diavolo da adorare. Hanno spacciato questo come il figlio dell'Altissimo. Questo è Cesare Borgia, figlio di Papa Alessandro VI. Questo è un ritratto di Michelangelo, che al servizio della famiglia Borgia andava con sua sorella. Questo qua è un ritratto, il Salvator Mundi, che hanno preso questi diavoli, questi ingannatori, e ce l'hanno detto: questo è il figlio dell'Altissimo, e l'hanno chiamato con un nome greco, quale è un'allusione a divinità greche. Jesus viene dal greco, significa Hail Zeus, oppure possiamo prenderlo e portarlo a Christus Serapis. Questo è l'inganno delle religioni, darci un loro idolo. Perché queste le religioni oggi, attraverso tutte le madonne che ce ne sono a migliaia di madonne, attraverso tutti i cazzo di santi che hanno che ogni giorno è la festa di un santo, ci hanno dato degli idoli, perché è la stessa dottrina, è la stessa filosofia che usavano i romani, che usavano i greci. Hanno sempre avuto una quantità esagerata di dei e di idoli. Hanno avuto il dio della fertilità, il dio della fortuna, il dio dell'amore. Questo è quello che a oggi, allo stesso modo, hanno portato. Per primo, attraverso Cesare Borgia, attraverso tutte le madonne e tutti i santi. Perché questo è quello che fa la religione. Il primo comandamento ci chiama a non adorare altra
altro potere oltre al Padre, non avere altro Dio oltre a me. Dio significa potere. E a oggi le chiese e le religioni vi danno tutti i poteri, vi danno Sant'Agostino, San Gennaro, Sant'Ambrogio, e la Madonna di questa e la Madonna di quell'altro. Non vi rendete conto che è la stessa filosofia, è la stessa dottrina del culto che praticavano i Romani, del culto che praticavano i Greci? Nulla è cambiato, e hanno cambiato solo i nomi. Infatti dalla dottrina greca alla dottrina romana hanno cambiato i nomi, e allo stesso modo oggi hanno cambiato il nome al nostro Signore, hanno cambiato l'aspetto al nostro Signore. Ma noi siamo qua a denunciare questo, siamo qua a portare la verità della Sacra Bibbia, perché nella Sacra Bibbia l'Altissimo ci ha rivelato tutto. Non c'è nessun segreto per i suoi servi. Vai a. Questo è il libro di Primo Timoteo capitolo 4 versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi furono alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a... Sì, leggilo. Apostatarono, ok. Tipo come blasfemia. Ok. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi furono alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Dottrine di demoni. Dottrine false dottrine. E infatti questo mondo che dice che Dio è uno solo, e poi ogni religione ha il suo modo di servire Dio, ha la sua dottrina, ha il suo insegnamento. Come si fa a dire che Dio è uno solo se ogni religione insegna a servirlo in modo diverso? Se ogni religione insegna una cosa diversa. Perché? Perché ogni religione ne ha uno diverso. Perché non è lo stesso. La Chiesa stessa, la Chiesa Cattolica Cristiana, ha 100.000 rami, ha protestanti, anglicani, battisti, i testimoni di Geova, tutte le religioni provengono dalla Chiesa Cristiana. E infatti, come dice il fratello, per capire bene di questa storia qui, dell'inganno che hanno fatto a tutta l'umanità, di portare dottrine di diavoli e presentarvelo in una nuova scatola, come la giusta dottrina, va tutto nel concilio di Nicea, che è stato tenuto nel 325. Ok, questo concilio di Nicea cosa hanno fatto? Hanno incorporato tutte le dottrine di quei tempi là, dei Persi, dei Medi, dei Babilonesi, ok? Che a quell'epoca adoravano diversi dei Greci. Ok, cioè, adoravano dei trinitari, hanno preso tutto e lo hanno incorporato nel cristianesimo. Pensando, c'è proprio come il nuovo ordine mondiale oggi. Vogliono proprio prendere tutti quanti, vogliono prendere tutte le nazioni e controllare tutte le nazioni attraverso la loro spiritualità, demoniaca, la loro spiritualità diabolica. Cioè è proprio la stessa filosofia. Capiamo allora che la reincarnazione è biblica anche attraverso i malvagi, i diavoli, perché usano fare le stesse pratiche, come al concilio di Nicea hanno cercato di unificare attraverso le false dottrine tutti i credenti del mondo, allo stesso modo oggi, perché poi questa spiritualità loro non l'hanno uccisa, hanno ucciso la spiritualità delle persone, l'hanno spenta. Infatti adesso, oggi, stanno facendo diventare persone artificiali, praticamente, robotiche, vi stanno dando intelligenze artificiali, saggezza artificiale. Oh, precetto. Vai a. Allora, questa cosa non è iniziato proprio oggi, è iniziato da dietro dei tempi. E come diciamo, attraverso lo libro di Ecclesiaste, che la reincarnazione è biblica, la gente torna al suo lotto. Se uno è stato malvagio, torna a fare la malvagità. E questi spiriti da Satana ha sempre governato nel cuore di alcuni uomini. E ci sono, come passa nel tempo, alcuni uomini vengono imposto loro e cercano di fare la stessa cosa. Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. Questa cosa è iniziato tutto da un uomo che si chiamava Nimrod, ok? E questo è il libro di Genesi, capitolo 10, inizio da versetto 8, dice: Cus generò Nimrod, che cominciò ad essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore,
Perciò si dice come Nibro il potente cacciatore davanti al Signore. E quel cacciatore, là, andando nella parola ebraica, nella radice, era un cacciatore di umani, ok? Ed è questo che la Chiesa non sanno come studiare questo libro. C'è qui la differenza tra cacciatore e pescatore di uomini. E questo qua era un cacciatore dei uomini, ok? Perché lui uccideva tanti uomini, allora c'è stata questa riverenza davanti a lui. Vediamo cosa fa. E dice: il principio del suo regno fu Babel, ok? Che vuol dire confusione. Babel Erech, Akkad e Calne, nel paese di Schinea. Da quel paese andò in Assiria e costruì Nineve, Rehoboth, Ire Cala, e tra Nineve e Cala, Resen, grande città. E poi questi sono tutti sinonimi e nomi che nella Bibbia, Babilonia, Ninive, sono alcuni dei nomi per chiamare gli Stati Uniti d'America, per profetizzare la caduta degli Stati Uniti d'America. Viene chiamata come Babilonia, la grande terra di confusione, come Ninive, come Sodoma, Egitto, terra dei Caldei. Così viene chiamata gli Stati Uniti d'America. Arriva. Prendi Gioele 3:19. Per questa cosa che stai dicendo. Fai Isaia 17, per favore. Dopo arriveremo. Isaia 17. Cosa vuole tirare fuori da Isaia 17? 17. Sì, arriveremo. Stiamo seguendo una lezione, poi. No, poi vedo che sono l'unico qua. Se Gioele, capitolo 3, versetto 19, dice: l'Egitto sarà desolato e Edom diventerà uno squallido deserto. Come stai dicendo, c'è il paragone come Egitto e Edom. Chiama Egitto e Edom, hai capito? Cambia, per favore, Isaia 17, per favore. Prendi Isaia 17. Isaia 17, versetto. Isaia 17. È quello che è successo un po' di anni fa. Questa è profezia contro la Siria. Sì, Isaia 17. Te lo dice subito. Quello che è successo un po' di anni fa. No, beh, io 17 parla. 17? Sì, Isaia 17. No, non riesco a trovare. Riesco a continuando. Beh, comunque, vedi, è questo che cerchiamo di dire, perché il libro di Isaia è un libro profetico, ok? Certo. Isaia non stava parlando di Babilonia, di quei tempi là, perché Babilonia sappiamo che è stato preso dalla mano dei Medi e i Persi senza guerra, ma sta parlando di una cosa futura, è America questo paese, quindi che intende. Sappiamo quello. Se è quello che è, sì, perché il libro di 17 sta parlando proprio di Babilonia, che è America, no, paese futuro. Isaia 17, è facile trovarlo. Sì, sì, l'abbiamo trovato, comunque, come che non vogliamo cambiare. Vai. Vedo che sono l'unico qua. No, anche, cioè, io voglio andare avanti con questa lezione. Andiamo avanti con la lezione, sì, perché siamo qua comunque a chiamare, se a no, profetizzare la caduta di Babilonia la Grande, e come dicevamo prima, attraverso disastro, flagelli e disgrazie avverrà questo. E a chi vengono rivolte queste disgrazie? Chi è l'autore di queste disgrazie? Questo è Amos, a capitolo 3, versetto 6, che dice: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, ne sia l'autore? Questo è per provare che dietro le disgrazie, dietro i flagelli, dietro le distruzioni, le catastrofi che colpiscono questo mondo, c'è l'Altissimo. Questo è il giudizio dell'Altissimo, è l'avvertenza dell'Altissimo, che attraverso i suoi servi e i suoi profeti si rivela e rivela queste cose. Perché, come abbiamo detto, attraverso le religioni, attraverso queste sette sataniche, non vi viene rivelato questo. Attraverso queste sette sataniche vi viene rivelato: Dio vi ama. Dio vi ama, e il Gesù bianco e dolce vi ama, ok? Forse i loro idoli vi amano, ma questo amore è un amore che porta alla morte. Questo amore non è l'amore biblico, perché l'amore secondo la Bibbia è l'adempimento delle leggi dell'Altissimo, è l'adempimento della parola dell'Altissimo. Certo. Questo è il libro di Secondo Pietro,
capitolo 2, versetto 18, che dice: con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le disolutezze quelli che si sono appena allontanati dal cuore, che vivono nell'errore, promettono loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Questa è proprio la descrizione della filosofia e della dottrina delle religioni. Adescano gente facendogli sentire quello che si vogliono sentire dire, facendogli sentire: ah, sei peccatore ma sei perdonato, non ti preoccupare, Dio ti ama, vai tranquillo, continua con la tua vita. Questo è quello che le religioni ti dicono, e poi dicono: fai un'offertina, dai, mettimi qualche monetina. Questo fanno, adescano, ingannano attraverso questo, non vi dicono la verità che è dura, la verità che fa male, perché la verità è questa, la verità è che questo mondo, questo governo malvagio sta per finire, sta per essere distrutto, questo stile di vita malvagio, questo governo, questo impero malvagio, sta per finire, è game over per il regno di Esaù, Edom, l'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, game over per le loro religioni. Precetto. Questo è il libro di Efesini, capitolo 4, versetto 18. Con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di... Con l'intelligenza, questo è Efesini, capitolo 4, versetto 18, con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Questa è la corruzione, perché siamo corrotti. Queste dottrine, questi insegnamenti, ci hanno corrotto la carne e l'anima. La carne e lo spirito. Come si dice, se la testa è corrotta, il corpo è anche corrotto. Lo spirito non si può corrompere, lo spirito. Sì, ma se lo spirito... No. Lo spirito, noi siamo dei spiriti, abbiamo un corpo. Certo. Abbiamo un corpo, siete d'accordo con noi? Certo. Con me. Allora, noi siamo dei spiriti, abbiamo un corpo. Ok. Il corpo muore, però lo spirito... Lo spirito non muore, si incarna dopo. Certo. E qual è il punto che ci sta cercando di tirare fuori? Concluso. E vedi, lei sta traducendo nella maniera carnale questa scrittura qui. Perché lo spirito si può corrompere. Ok? Lo spirito può essere corrotto, ok? No, lo spirito no. Perché coloro che non danno retta alle parole del Padre, ok, avranno lo spirito del maligno che funziona in loro. Ok, anzi, prendiamo il libro di... Isaia 17. No, lo spirito non si può corrompere, ma cosa stai dicendo? Se lei dice che lo spirito non può morire, sì, lo spirito è eterno, ok? Sì. Ma se lo spirito non ha la luce del Padre, è corrotto, ok? Non è uno spirito giusto. Lo spirito allora giusto è quello che fa la volontà del Padre, che osserva i suoi leggi e statuti al meglio della propria capacità. Se uno non fa questo, non ha uno spirito giusto, ok? Spirito è spirito, che è spirito, non c'è spirito. Questo la do un precetto. Fai Isaia 17, per favore. Io non c'è, ho messo il telefono sotto carica, ho dato alla mia ragazza. Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 9. Non sapete che i giusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, ok? Attraverso questa verità, attraverso la parola della verità, veniamo lavati. Allora,
Se, allora, se non sei lavato attraverso questo, sei corrotto. Ok? È semplice. E io ho appena letto dalla scrittura, se non è d'accordo, guarda, la strada è lì. Perché... Non è che non sono d'accordo con lei. Bene. Cioè, questo dice la scrittura, non sono parole mie. La scrittura dice così. Sono d'accordo che lo spirito non morirà, ok? Perché lo spirito è eterno, torna al Padre che lo ha creato, il corpo, muore. Ma uno spirito senza la vera luce, che la luce è questa verità, è uno spirito corrotto, ok? Non si può corrompere lo spirito. Sai che non ha la percezione della parola corrompere, significa rompere. Anzi, andiamo a vedere, significa contaminato. È questo, okay? No, lo spirito è quello. Lo spirito si può contaminare comunque. Spirito, infatti oggi la nostra gente hanno tutti quanti lo spirito contaminato, perché non conoscono il loro Signore, non conoscono la via, quindi hanno questa via contaminata, hanno lo spirito nelle tenebre in questo momento, nell'ignoranza. E quindi non camminano nella luce. No, ignoranza no. Questo è quello che stiamo portando. No. L'ignoranza è la tenebre, ok? No. E la maggior parte del mondo è... L'ignoranza, la parola ignoranza. No, non sono d'accordo con lei. Stiamo parlando attraverso la Bibbia, ok? Se lei... Cioè, okay. Noi non stiamo dicendo cose... Ma mi fai fare... Posso fare un dialogo con lei? Sì, ma il suo dialogo, se lei non parla attraverso quello che c'è scritto, della scrittura, non possiamo avere il dialogo. Lasciami finire, poi mi... Ok, la lascio finire, se lei continua a parlare senza... Ancora. Vai, guarda. L'ignoranza è uno che ignora. Non vuole che... L'ignoranza è uno che non conosce. Non è vero. Okay, anzi, andiamo a prendere. Allora, siccome non siamo d'accordo, non possiamo continuare questa conversazione. Infatti. Perché non ti conviene. Perché, come ci dice la scrittura, se due non sono d'accordo, non possono camminare insieme. Quindi se lei dice che per lei l'ignoranza è ignorare, e io dico che l'ignoranza è non conoscere, non siamo d'accordo. Aspetta. Ignora. La dico il significato di ignoranza. E questo è Google, ok? Questo non l'ho scritto io. Uno che ignora, te lascia perdere. Può essere un... Come faccio a tradurre? No, che non scappi via, che non scappi via. La faccio vedere. Naturalmente, come ci dice la scrittura, Amos capitolo 3, versetto 3, dice: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Naturalmente, se adesso siamo qua a confrontarci, siamo qua a portare la verità, e una persona vuole conoscere e domanda, e noi gli rispondiamo, e questa persona non è d'accordo, non possiamo camminare insieme, quindi è inutile che rimane qui ad ascoltare se non è d'accordo. Non siamo qua a bloccare, a fermare nessuno. Noi non siamo qui a chiamare nel nostro club. Noi siamo qua ad avvertire. Siamo qua ad avvertire che chi non si ravvede, chi non si converte dalla sua via malvagia, finirà per essere distrutto insieme a tutto il resto dell'umanità. Questo è quello che portiamo. Non vi stiamo chiamando ad entrare nel nostro club. Vi stiamo chiamando al ravvedimento, vi stiamo chiamando a cambiare il vostro stile di vita, ok? A ravvedersi, a pentirsi di come vi siete comportati finora. Questo è quello che stiamo chiamando a fare. Allora, a conformarsi con la legge dell'Altissimo e allora, non con la nostra conoscenza. Allora, il Signore prima dice che l'ignoranza è ignorare. Uno che lascia perdere. No, non è questo. Questo vale. Questo è Google. Lo legge. Wikipedia. Ignoranza vuol dire mancanza di conoscenza o informazione. Ok? Perciò non siamo qui a fare ok. Se lei non è d'accordo, come ha letto il fratello prima, può andare via. Lui non possono camminare. Rimanete da soli. Va bene, vogliamo rimanere da soli. Sì. Grazie. Questo è Secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Scusami, se Google te lo dice anche che mancanza di conoscenza o informazioni è ignoranza. Che cosa è l'ignoranza? L'ignoranza è quando uno è priva di conoscenza. Che è capienza. Uno spirito di distrazione. Spirito di distrazione, Khan. Questo è Secondo Volevamo Corinzi. Anche cercare di essere tranquillo, di essere... amichevole con lui, lasciandolo parlare o chissà cosa, ma vediamo che tira fuori delle pazzie, poi purtroppo, ecco perché non lasciamo mai spazio a delle persone. No, diciamo che poi non agiamo secondo la carnalità, perché se volessimo agire secondo la carnalità a questo punto ci mettevamo a discutere, a dire ah guarda io ho ragione, ah guarda io ho torto, semplicemente
tirando fuori la scrittura, abbiamo detto che se due di loro non si sono messi d'accordo, non possono camminare insieme. Quindi semplicemente, se non sei d'accordo con la nostra, col nostro insegnamento, la strada è lì. Non stiamo qui a chiamare, a dire venite con noi, ok? Infatti le scritture lo dicono che molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. Stando qui non ci fa piacere, ok? Perché è il padre che chiama la gente, è il padre che sceglie. Lui può stare qui e non accettare la verità e essere più demoni di prima, ok? Non siamo noi a giudicare questo. Se abbiamo 10 persone qui davanti a noi, è come non avere nessuno, è la stessa cosa. Perché questa verità arriverà, nonostante qualunque cosa, arriverà a chi è stato destinato, ok? Yahweh Shai disse che coloro che hai preso, che hai scelto, nessuno di loro ne manca. Non ne è mancato uno, non ne ha perso uno e non ne mancherà nessuno. Yahweh Basham, Yahweh Shai, ai suoi servi, i profeti, e non ne mancherà nessuno al suo appello. Noi non siamo qua per chiamare la gente, non siamo qua per dare questa verità a tutti. Noi siamo qua per edificare l'elezione del popolo di Israele. E chi si vuole fermare ad ascoltare, si accetta bene, se non accetta, l'ira del Signore rimarrà su di lui. Perché non è solo accettare, non è solo ascoltare, ma è mettere in pratica. E qua è il punto. Il punto è che non bisogna solo essere ascoltatori della parola, ma bisogna metterla in pratica, come ci dice in Giacomo. Sì, non essere solamente ascoltatori, ma coloro che mettono in pratica la parola. Okay. Questo è Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 22, dice: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. La gente che pensa che va alla messa la domenica, si mette a sentire quel demone che spara quattro stronzate, si mettono lì ad ascoltare, si sentono a posto con la coscienza. Ma la scrittura qua parla chiaro, la scrittura ci dice di non solo ascoltare la parola, ma di metterla in pratica. E come facciamo a metterla in pratica se non la conosciamo? Avete mai sentito in qualche religione elencare i comandamenti? Uno dei al di fuori dei 10 comandamenti. Avete mai sentito nelle religioni un comandamento come non mangiare il maiale? Lo dicono i musulmani, lo dicono, ma infatti uno se non mangia maiale dicono solo i musulmani. È scritto nella Sacra Bibbia, è scritto di non mangiare il maiale. Precetto, che abbiamo notato comunque una cosa che sta diventando sempre più di moda in questi ultimi giorni, che sono registrati nel libro di Daniele, capitolo 12, versetto 4, che dice: tu, Daniele, tieni nascosto queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. E questa conoscenza si sta aumentando sia nel lato positivo e negativo. Ma nonostante tutto, la conoscenza è lì per chiunque ha bisogno. Basta andare sull'internet, al tocco del dito, hai le informazioni davanti a te. Ma questa cosa sta diventando... Sta entrando nella testa dei figli degli uomini, credono di saper tutto, ok? Tutti oggi sono virologi, tutti oggi sono professori, ok? Qua sta un punto importantissimo, perché a questa generazione manca l'umiltà. Manca l'umiltà di dire: io non conosco, e allora insegnami quello che c'è da sapere. Mentre oggi gli uomini pensano di sapere tutto. Mi viene in mente quell'israelita etiope, il libro di Atti, capitolo 3. Se mi sbaglio è il capitolo 8. Questo è Atti, capitolo 8, versetto 26. Disse: un angelo di Yahweh Basham, Yahweh Shai, parlò a Filippo, così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via da Gerusalemme, che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò, partì, ed ecco un etiope, un eunuco, ministero di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Adesso noi sappiamo che tutti quelli che venivano a Gerusalemme per adorare erano israeliti, stranieri, che erano in terra straniera e andavano a Gerusalemme ad adorare il vero, il vivente. Ok? Ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Quest'uomo stava leggendo Isaia. Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? E qua sta il punto. Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida?
fatto è che oggi la gente non ha bisogno di guida. Oggi la gente non ha bisogno di essere istruita, insegnata. Credono già di sapere tutto, di conoscere tutto. Ma qua è quello che manca. Manca l'ingrediente fondamentale, principale, è l'umiltà. L'umiltà che è apprezzata, è gradita, è un requisito che l'Altissimo chiede. L'umiltà, quella là di dire io non conosco, e quindi come un bambino ritornare a imparare da capo, purificarsi attraverso la parola, prendi imparare piacere, la vera dottrina. Prendi per piacere il libro di Isaia capitolo 28 e leggiamo dal versetto 9, perché questa gente non può imparare niente, ok? Se non torna bambino, come dice il fratello, ok? Isaia capitolo 28 versetto 8 dice: tutte le tavole sono piene di vomito, di lordure, non c'è più posto pulito. Cani, questo vomito sono diverse filosofie, diversi uomini credono a diverse cose. Oh, amico, non fai video, non siamo al circo qua che ci fai video, hai capito? Se vuole fare le foto qua, va bene, però non a noi, se no mi metto anche io col telefono in mano a fare un video a lei. È un po' di rispetto, noi qua non siamo animali, siamo esseri umani. C'è la privacy. Arriva presto la distruzione per Idom, arriva presto la distruzione per questa gente. Bravo. Dunque, stavamo dicendo. Comunque, stavamo dicendo che tutti credono di sapere e mancano proprio quel passo di umiltà, come dice il fratello. Ok? Viviamo in questa generazione. E come abbiamo detto. La sapienza è dappertutto, ma sono come vomito. Continua a leggere. Versetto 9. A chi vuol dare insegnamenti? A chi vuol far capire la lezione? A dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle? Can. E questo vuol dire che sei pronto a rinunciare a tutto quello che sapevi, ok? Non vuol dire di rinunciare a tutte queste conoscenze, vomiti, di diverse filosofie che siamo stati inculcate sin da bambini. Perché se tu non lasci spazio alla memoria di imparare qualcosa nuovo, sei pieno di merda. Giusto. Cioè, proprio... devi fare spazio, devi pulire la tavola prima di apparecchiarne una nuova. Non puoi lasciare il vecchio e il nuovo. È come avere un micro SD. Se il micro SD è piena, non puoi fare nulla altro. Non entra niente. Devi svuotarlo. Ok? E questo passaggio è quello che manca alla gente. Vogliono tenere queste dottrine di diavoli e imparare qualcosa di nuovo. E diventano pur confusi, ok? Perché non puoi tenere tutti e due, o uno o l'altro. Non esiste grigio. C'è il bianco o nero, c'è il giusto e il male. E sappiamo che il male è quello di fare cose che tradiscono, che trasgressano i comandamenti del Padre. Questo è Matteo capitolo 18 versetto 3 che dice: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Punto. Can, se non cambiate, se non diventate come i bambini, non entrerete nel regno di cielo, ok? E diventare come bambino è proprio mettere un mantello di umiltà. E cosa fa un bambino? Un bambino è sempre lì, pronto ad ascoltare, pronto ad imparare. Se tu lo dici, oh, questo è così e questo è così, lui impara da quel giorno là. Ma al giorno d'oggi la gente è piena proprio di vomito, di schifezze. Proprio fin da bambini gli danno questo vomito. Okay. Fin da bambini istruiscono con la mondezza della dottrina, delle istituzioni, della così chiamata bestia, della società, del sistema. È questo che nostro Signore Yahawashai ci chiama a tornare bambini. A tornare ad imparare da capo, a cancellare tutto quello che abbiamo imparato fino adesso e a imparare da capo la sana dottrina, la vera dottrina che l'Altissimo per mezzo dei suoi apostoli, dei suoi discepoli sta adesso diffondendo per tutte le strade del mondo. La verità della Bibbia al 100% attraverso la Great Muson sta arrivando, e come la scrittura ci dice, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti, a quale stanno oggi per le strade e per le vie, a chiamando i figli di Israele, il vero popolo di Israele, a tornare a servire il Padre, a tornare a conformarsi con le leggi dell'Altissimo
eliminare tutto l'insegnamento, tutta la dottrina, tutta la mondezza che fin da bambini ci hanno insegnato, tornare come bambini, ma anche in umiltà. Beh, tornare come bambino è proprio mettere su addosso un mantello di umiltà. Perché un bambino si sente proprio piccolo. Si sente piccolo, si sente non si sente sicuro, si sente sicuro solamente quando è attorno ai suoi genitori. Ok? E questa gente è come avere un bambino già da 2 anni che vuole uscire da solo, vuole andare a comprare cose in supermercati da solo. È la stessa cosa con la verità. Perché questa verità è una cosa che va comprata, e va comprata con il tempo, okay? Con il sacrificio e tempo. Anzi, tiriamo fuori i precetti riguardo questa comprare. Questo è Romani, capitolo 12, versetto 1. Dopo prendi il suo precetto. Vai, dammelo. Matteo 11, 25. Questo è Matteo capitolo 11, versetto 25. In quel tempo Yahweh Shai prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Il Padre ha rivelato questa verità ai piccoli, ok? Come dicevamo prima, bisogna tornare piccoli, ok? Tornare piccoli e mettere addosso un mantello di umiltà, ok? Per essere onorato devi attraversare l'umiltà, ed è questo che non capisce il mondo vuole ritenere tutto quello che sa e vuole anche insegnarti qualcosa come forse non abbiamo già passato quella linea là. Ora, come abbiamo letto, a chi è che il Padre rivela le sue cose? Ai piccoli. E dai piccoli questa terra è da gente che non ricopre posti alti nella società che riceverete la verità, che riceverete avvertenza, ok? Comunque adesso parleremo della distruzione di questo regno, perché maggior parte dei popolo che saranno distrutti assieme a questo regno quando andrà giù, ok? È proprio per questa cosa qui. Credono di sapere e credono di stare dalla parte di coloro che sanno. Credono di stare dalla parte dei sapienti, dei potenti del mondo. Ma non sanno che questi uomini li guiderà alla distruzione. C'è una distruzione. E noi siamo qui per avvertire alla gente. Noi, Yahobashim, Yahoshai, Ratazza, con la volontà in speranza, siamo quei piccoli al quale è stata rivelata questa cosa. Siamo quei piccoli al quale è stato rivelato la vera sapienza, la vera conoscenza. Siamo quei piccoli a quale è stata rivelata la profezia della distruzione che sta per arrivare in questo mondo. Sta qua adesso avere fede, credere a questi piccoli o credere ai grandi di questo mondo, o credere ai grandi demoni e diavoli di questo mondo, a partire da lì, dal Papa del Vaticano, a tutti i suoi. Le famiglie bancarie che governano questo regno qui. Le famiglie bancarie che governano. Quello che non sanno è attraverso che, le notizie, attraverso i giornali, attraverso l'informazione. No, è quello che non sa il popolo, perché il popolo è così tanto ignorante e rimane in oscurità, perché credono che coloro che li governano, li governano perché che li vogliono bene. Non sanno che la media, la TV, tutto è stato comprato da queste famiglie bancarie. Ok, l'informazione che ricevete è tutto controllato, è tutto filtrato. Giusto, nel dosaggio perfetto per rendervi addormentati sia spiritualmente e vivi. E etichettati, ok? Perché la maggior parte che camminano sono davvero vuoti, non hanno niente da dare, ok? E questo è l'essere umano di 2021 che sta per attraversare al 2022. Ok? E vedremo, non sappiamo neanche di cosa aspettare nel 2022. Magari avremo dei zombie per le strade che saranno proprio dei zombie. Cacchissi, quello che sta per avvenire su questo pianeta Terra, la nostra gente, ma anche le altre nazioni, non può immaginare. È che loro credono di essere così stati avanzati nella tecnologia,
in grandezza da di cose, ogni cosa. Da prevedere ogni cosa, che ah no, noi non cadremo mai, anzi cominciamo a leggere dal libro di Apocalisse 18, perché loro credono che tutto quello che hanno stabilito sarà per sempre, ok? What's that scripture that says the king shall be forever? Prima di prendere quello, prendiamo un precetto che ci dovrà studiare. Credono che il loro regno sarà per sempre se è trova in Isaia. Salmi 49. 49:11. Mamma mia, cielo, freddissimo. Salmi 49, versetto 11 dice: pensano che le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno i loro nomi alle terre. Can, perché questo popolo è quanto orgoglioso, ok? Abbiamo superato tante cose, siamo avanzati, tecnologia qui, missili là, e credono che nessuno li potrebbe abbattere. Credono che questo regno non cadrà mai giù, ok? Che questo è il punto di riferimento, è America, ok? Che il vostro presidente, il consiglio, tutta quella gente sono dei zimbelli, come si dice, i pupazzi, ok? Per queste famiglie bancarie, ok? Qualunque cosa che dicono, qualunque cosa che vi fanno sapere, è tutto scritto, è un libro perfetto. L'altro giorno ho visto un video del presidente di Ghana che stava facendo, come si dice? Stava parlando, stava facendo un congresso, una sorta di congresso, e poi vedere che assemblea, puoi vedere che tutto quello che stava dicendo era la stessa identica di quello che ha detto il Bush degli anni fa. È come fosse, come avessero preso un foglio e presentato, lo hanno presentato, la stessa identica cosa. La stessa cosa di quando non cambia niente. La stessa cosa di quando ogni volta il demone del Vaticano parla e fa un discorso. È lì che gli dicono quello che deve dire. Hai capito? Manco fosse spirituale, manco fosse. Guidato dallo spirito. E lì ogni volta che quando fa un annuncio, quando fa un discorso davanti alla folla, il diavolo del Vaticano è lì che gli devono presentare un foglio davanti e gli devono dire e gli devono suggerire quello che deve dire. Perché? Perché tutto quello che viene da Satana, ok? Comunque vi diciamo che quanto questo regno è andato avanti con la tecnologia, con le conoscenze, sarà tutto distrutto in un attimo, ok? Perché il padre Yahweh Hashem Yahoshai, che ha creato tutto, che ha permesso, ok, a coloro che stanno governando oggi di arrivare a questa altezza di tecnologia, di invenzione, ok, il padre che li ha permesso, ora dice basta. Qual è quella scrittura? Il libro di Daniele, capitolo 7, se non sbaglio. Nel momento che il padre dice che finisce, in quel momento finirà tutto, non sarà aggiunto nemmeno un secondo, un attimo, ok? E tutto, possono fare tutto quello che vogliono, un grande reset, tutto quello che vogliono, ma tutto all'improvviso, in un attimo, sarà tutto distrutto. Anzi, se non sbaglio, in un'ora sarà tutto crollato. In 1 hour. In un'ora solo sarà tutto distrutto. Comunque si trova nel libro di Daniele, che ho la scritta sul muro. The writing on the wall. Questo è Daniele capitolo 5, versetto 25, dice: ecco le parole che sono state scritte, Mene Mene, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai persiani. Can, arriva il momento, perché è tutto un peso, il padre ha un bilancio giusto, è tutto pesato. Il tempo di cui questi Caucaso, i così chiamati
uomini bianchi che stanno governando in malvagità, il tempo di cui hanno per governare è tutto pesato, ok? E non andrà oltre a quel momento là. Finisci quello che ti stai leggendo? Sì, sì, era finito. Comunque il punto era quello, il punto è che è stato fissato un tempo e oltre quel tempo non si andrà. Non si andrà? Perché possono fare tutto quello che vogliono, bla bla bla, innovazioni qui, innovazioni là, ma se il padre dice basta e basta, e coloro che si confidano in questi uomini, come dice il libro di Geremia, Geremia 17:5 per piacere, perché loro mettono il loro credo agli uomini. Perché loro credono ai uomini, credono nei poteri che ci sono, ok? Questo regno non sarà mai distrutto, chi potrà buttarci giù? Abbiamo i missili balistici che volano in 3 secondi, abbiamo fatto ieri che sono antigravità, abbiamo l'esercito più avanzato di tutto, cani che portano fucili, che possono vedere nella notte. Abbiamo droni che possono diventare invisibili, sarà tutto distrutto in un'ora. Geremia capitolo 17 versetto 5, così parla Yahweh Basham Yahweh Shai, maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore Yahweh Basham Yahweh Shai. Can, perché una volta cominciamo a fare di rifugio il braccio di un uomo, una volta che cominciamo a credere all'uomo, all'invenzione degli uomini che ha, chi potrebbe fare questo? La stessa cosa è stato detto riguardo, come si chiama, la navicella Titanico che hanno creato, che nemmeno Dio potrebbe affondare questa nave per quanto grande è. Ma in un attimo il padre lo ha distrutto, ok? Poteva essere un lavoro fatto dentro, ma è sempre stato il padre che ha messo nel cuore dei uomini quello che devono fare. Perciò guai a coloro che si affidano negli uomini. Perché questi stessi uomini, ok, vi condurranno proprio nel macellaio, ok? Cadranno nel fosso. Quando un cieco guida un altro cieco, mi dice il Signore, cadi in un fosso. Prendiamo... È confidare nell'uomo e confidare nei ciechi. Ciechi perché? Perché non hanno la visione, non hanno la conoscenza di quello che sta per venire sul pianeta Terra qua. Sta per venire distruzione ed è il momento di pentirsi, è il momento di ravvedersi. Mentre questa gente qua vi sta invogliando a costruirvi la vostra vita, la vostra carriera, il vostro futuro in questo mondo qua. Ma questo non sono i tempi di costruirsi una vita in questo mondo qua. Questo è il tempo di costruirsi, di farsi il tesoro nei cieli. Questo è il tempo di farsi di cercare la grazia e la volontà e la misericordia del Padre. Questi sono i tempi di fare la sua volontà, non sono i tempi di fare la volontà degli uomini, del governo, dei politici. Questi qua sono i tempi di fare la volontà dell'Altissimo. E non sarà facile, ok? Non è facile, perché la scrittura ci dice: figlio, quando ti prepari per servire il Signore, preparati alla tentazione. Cosa pensate? Che sia facile vivere secondo la volontà dell'Altissimo in questo mondo di diavoli? Non è facile. Il nostro Signore Yahweh Shai ci ha avvisato dicendo che avremmo avuto molte tribolazioni in questo mondo. Ma state forti. State forti perché il nostro Signore ha vinto il mondo. Guarda, ci ha dato come esempio. È stato un esempio per noi il suo cammino. E sappiamo che se vogliamo vivere pienamente nel Signore, dovremo passare per queste tribolazioni e per la sofferenza. Ok? Non ci ha detto, ehi, vai, sarà facile, goditi la vita, divertiti e spassatela. Ha detto che sarà difficile, saremo tribolati. Questo. Che tipo di cristiani siete? Noi non siamo cristiani, non siamo di nessuna religione. Anzi, ma saremo noi veri noi veri cristiani, perché cristiano è il vero seguace del Messia. Ma cosa siete, evangelici? Noi si segniamo direttamente la Bibbia, non apparteniamo. Siamo la vera nazione di Israele. Ma cosa siete, evangelici? Siamo profeti della nazione di Israele. Profeta,
diciamo le cose prima che avvengano e stiamo predicando la verità della Bibbia e la distruzione che sta per venire. La distruzione dell'America, degli Stati Uniti d'America. Ma non c'è l'evangelista. No, non le religioni non sono bibliche. Le religioni non sono bibliche. La Bibbia non parla di religioni, la Bibbia parla di nazione. Non è religione. No. Non c'è nella Bibbia. La Bibbia parla di un popolo che il Padre ha scelto i suoi profeti. E la Bibbia parla delle leggi e statuti di cui gli uomini devono seguire per essere salvati. Io sono evangelista. Se lei è evangelista, noi siamo qui a dirle che deve venire fuori dalle religioni, perché la Bibbia non parla dalle religioni. La religione è la mia okay. Non è religione. È una religione. Evangelista, no. Tutto, sono tutte delle sette. Ma lei, qual è il nome di Dio? Io prego il Dio vivente. Beh, qual è il suo nome? Michele. Michele. No, il nome del Dio che prega. Gesù. Gesù? E vede, questo è un gran inganno, perché il nome di Gesù non esiste. Lui era della tribù di Giuda, che è nato in Israele, in Betlemme, è un ebreo. A parte che è molto confuso, perché lui già pensa che il figlio sia Dio. No, mentre il figlio è venuto a fare la volontà del Padre. Credo che Gesù è il figlio di Dio. Gesù non è il suo nome. Ok. Perciò se lei non... Lo sai tu il nome. Qual sì, è il, nome? Il suo nome è Yahweh Shai, perché lui è un ebreo. Ok, il nome Gesù è un nome inventato, è un nome greco che viene a delle adorazioni a Zeus. E vedete, la Bibbia dice che il mio Gesù popolo... Gesù in italiano, in ebraico è Yeshua. No, sì, dice, quella è una traduzione sbagliata, perché la Y, la Y non c'è nell'ebraico. Per sapere questo questa qua, cosa immagino che questo qua sia il suo Dio, vero? Questo è il suo Dio, vero? Questo è il suo no, Gesù. No, quello è il diavolo. No, perché questo qua è il suo Dio. Ah, è il suo Dio. Quello non è il mio Dio, quello è il diavolo. Ok. Perché l'immagine che vi hanno messo avanti come figlio di Dio è l'immagine di Cesare Borgia, un tirano. Ok? Bisogna sapere la storia. Infatti la Bibbia dice nel secondo libro di Timoteo, capitolo 2, 16, studia per essere approvato. Tira fuori per piacere. Perché è molto importante che noi andiamo a studiare queste cose e che non ingoliamo tutto quello che ci dicono. Bisogna andare a cercare la verità, perché la verità c'è. Ok? Nell'ebraico la verità è una solo è, e non ha rami e non ha Gesù la sto dicendo che non è suo nome. Faccio un esempio, ha detto che si chiama Michele, vero? Chi non crede che Gesù è il figlio di Dio, ha detto che si chiama Michele. Lei si chiama Michele, ha detto. In Cina come si chiama lei? In Cina. Se va in Cina come la chiamano? Che ne so, io mica so andare in come Cina. Come fa? Fa piacere? Come fa? Se lei va in un'altra nazione, qual è il suo nome? Il suo nome rimane sempre. È sempre Michele, giusto? E perché al Signore gliel'avete cambiato allora? È perché lei ha detto in italiano è così, in francese è così, in inglese è così. Se noi andiamo in un'altra nazione, il nostro nome rimane lo stesso, non cambia. E lo stesso vale per il nome del Signore, non cambia il nome del Signore. Se io in Italia mi chiamo Michele, in Francia mi chiamo Michele. Sì, ma se tu personalmente vai in Francia, ti chiamano Michele a te. No, anzi, scusami, se tu ti presenti, se tu devi presentare i tuoi documenti, ok, agli agenti in Francia, e ti chiedono come ti chiami, devi dire quello che c'è scritto nel tuo documento, quello è il tuo nome. Non è che vai in qualunque posto e cominci a cambiare nome. Questi sono gli inganni che hanno fatto. Il nome del figlio del padre è uno, e il nome del padre è uno, e sono ebraici. Questo è il libro degli Atti, al capitolo 4, al versetto 12, che dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Okay, è sì. Uno il nome che ci può salvare. È uno, sta là. Uno solo è il nome. Non ha ascoltato bene. Nomi. Lei dice, legge che dice. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Se lui è stato nato in Betlemme, un ebreo della tribù di Giuda, gli è stato dato un nome ebraico, che è Yahweh Shai nell'antico ebraico. Come mai al giorno d'oggi gli uomini hanno cambiato quel nome e l'hanno fatto diventare Gesù? E se poi va a vedere
a vedere l'origine del nome di Gesù è una lode a Zeus. A Zeus, lei sa che c'era un dei, degli antichi romani che si chiamava Jesus. Lo sa questo? Gesù è sempre Gesù. Ah, Gesù era un dei di cui facevano sacrifici umani. Prenda Wikipedia, lo veda là. Ok, leggiamo il secondo libro di Timoteo, là, capitolo 2, versetto, perché ci è stato chiesto di studiare per essere approvati, per distinguere tra la parola di verità e quella di bugia. Questo è secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 15, che dice: studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, che divida, che dice divida. Questo è vero e questo è sbagliato. Questo è giusto, questo è corretto, questo è corretto, questo è sbagliato. È questo quello che ci viene chiesto. Ma questa Bibbia ce l'ho pure io. Quindi non è diversa tra la mia e la tua, non è diversa. Comunque deve capire che la verità è solo una, ok? Ci sono stati diversi poteri che hanno regnato cambiando la verità da tempo in tempo, ok? Deve capire anche... Questa deve pure come l'ha interpretato voi la Bibbia, perché tu stai dicendo un sacco di cose che non sono vere. Cioè quali? Cioè quali? Tutte le cose che stai dicendo. Quali che sono? Che hai detto che Gesù non esiste. Ma quando questo non metta in bocca... Il nome di Gesù non esiste. Non metta in bocca parole. Il nome di Gesù non esiste. L'ho dato la prova che lui è un ebreo. Ma se okay? C'è scritto nella Bibbia che lei deve andare a, allora deve andare a vedere la radice. C'è scritto nella Bibbia che lui si chiama. Intanto Gesù. Molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Allora significa che buona fortuna, il nome suo. Buona fortuna. Non augurare buona fortuna a nessuno. Buona fortuna. Non si Vedete, e questa è l'ignoranza pura che sta in questo mondo, perché la gente, come dicevamo prima, cerca di insegnargli delle cose nuove, ma Yahweh Shai stesso dice che devi tornare bambino per apprendere questa verità qui. Cioè la gente non è pronta a mollare la merda che ha sempre imparato fin dalla nascita, ok? Come ci dice la scrittura, le mie pecore ascoltano la mia voce. E anche come dice la Bibbia, la mia voce. La scrittura dice che non puoi mettere vino nuovo dentro una botta vecchia, ok? Perché se tu mantieni queste cose... cosa stavo dicendo che ho perso... Non puoi mettere il vecchio nel nuovo. Non puoi mettere un nuovo vino sulla botte vecchia. Se tu mantieni quelle conoscenze vecchie, e ci tieni stretto che questo è, come fai a far entrare qualcosa di nuovo? Anche se entra qualcosa di nuovo, quella cosa diventerà corrotta, ok? Perciò vediamo da tempo a tempo sempre l'ignoranza di questo regno qui. Gli uomini non sono umili, non sono pronti, perché lui vede che magari avrà quasi 50 anni o qualcosa e dice: oh, devo mollare tutto quello che ho imparato in tutta la mia vita in 50 anni e iniziare a imparare qualcosa di nuovo. Can, è questo che vuole il padre. Come abbiamo letto nel libro di Isaia, capitolo 28, bisogna tornare i bambini, ok? Come i bambini che cercano il latte della mammella, ok? E se noi non riusciamo neanche a dialogare, a farti capire che lui era un ebreo nato nella terra di Israele, che ha un nome ebreo, ok? E lui ha un nome solo e quel nome rimane. Come facciamo a insegnarti altre cose? Buongiorno! Ciao ciao! Non conta salutare, ciao! Questo è secondo Timoteo capitolo 3 versetto 16, che dice: ogni scrittura è ispirata da Yahweh Basham, Yahweh Shai, è utile a insegnare, riprendere, a correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ma la gente non vuole essere riprovato, non vuole essere corretto, perché ci tiene tanto a quello che hanno sempre inculcato nel teschio proprio duro, ok? Non è pronto a diventare bambino, come dice Yahweh Shai, per entrare nel regno dei cieli bisogna diventare come i bambini. Non è pronto ad essere umile, ad imparare qualcosa di nuovo.
e continuiamo a vedere queste cose qui. Kalalaya Bashemiao Shai che ci ha reso forti in questa verità adesso, che queste cose non ci muovono. Se fosse tempo fa saremmo rimasti male, avremmo anche magari avuto qualche battibecco, non ci saremmo neanche saputo come controllare. Ma vediamo sempre che questa verità è potente, è proprio potente. Semplicemente scuotiamo la polvere dai nostri piedi. Come il nostro Signore ci insegna, quando qualcuno non riceve questa verità, scuoti la polvere dai tuoi piedi per segno di... Perché cosa è? Torna sempre al problema che dicevamo prima. Perché questi qua hanno talmente tanta credenza in coloro che li governano, in coloro che li guidano, che questo regno, non sanno che l'informazione e tutto è stato controllato, non sanno nemmeno che la scuola stessa che vanno, non è che gli insegnano qualcosa di nuovo, ma li indottrinano, li preparano. No. Questo qua. Musulmano. Sì, scuotere la polvere dei nostri piedi in segno di... Non sei degno, non è degno di ricevere questa verità. E comunque, stavo dicendo che torna perché loro credono ai poteri che ci sono e li hanno istruito bene tutto. Ma questo regno sarà distrutto solo in un'ora, come dice il libro di Apocalisse. Which book says one hour? 18. No, è 18, infatti andiamo a leggere tutto quel 18 là. Facciamo una cosa. Va bene, andiamo a leggere il capitolo 18 dell'Apocalisse. Che poi è il motivo per il quale siamo venuti qua. Siamo venuti qua per profetizzare la caduta di Babilonia la Grande e gli Stati Uniti d'America. E automaticamente cadendo Babilonia la Grande e gli Stati Uniti d'America, cade tutto il mondo. Basta solo semplicemente vedere quando è caduta la Lehman Brothers, la banca che ha chiuso, come è venuta una crisi economica mondiale. Quindi figurarsi quando verranno i missili interbalistici nucleari e colpiranno gli Stati Uniti d'America, che crisi mondiale ci sarà, non solo economica, ma proprio di vita, ok? Questo è Apocalisse capitolo 18, al versetto 1, e dice: dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Bisogna capire qualcosa leggendo questo libro di Apocalisse. Bisogna avere lo spirito prima di tutto per comprenderlo. Perché Giovanni aveva queste visioni qui che arrivavano così. Vedeva il passato, vedeva il futuro, vedeva il passato e vedeva il futuro. Ed è questo la crittografia, come si dice, qualcosa di cripto, che vuol dire qualcosa di segreto. Il padre era il sigillo che ha messo su questo libro, che le chiese non lo avvicinano nemmeno. Prendono qualche versetto da essa e non riescono nemmeno a spiegare tutto. Perché il padre l'ha reso nella maniera che non è facile da capire se non hai lo spirito giusto. Vai. No, ti appoggio a te, dici questo Giovanni ha visto, ma se andiamo al principio, Apocalisse capitolo 1 versetto 1 dice: rivelazione che Yahweh Shai Mashiach, che Yahweh Salachia, rivelazione di Yahweh Shai Mashiach, che Yahweh Bashem Yahweh Shai gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che dovevano avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Khan. Ok, il padre ha mostrato queste cose a certi uomini, ma non l'ha mostrato a tutto il mondo. Khan. Ok? Andiamo. Mi fai venire un altro precetto in mente che... Vai, leggi. Trova in... Secondo Esdra. Al capitolo... 6-9. No, al capitolo 8. Questo è secondo Esdra o quarto Esdra, capitolo 8, versetto 61, e dice: e quindi il mio giudizio è ora vicino. Queste cose non ho detto a tutti gli uomini, ma a te e ad alcuni come te. Ok, il padre ha dato queste cose a Esdra, che era un profeta suo, e a come degli uomini come lui. Perciò il padre, come dice la parola di Amos, là, che il padre non fa nulla senza far vedere ai suoi profeti. Perciò coloro che hanno lo spirito per spiegare queste cose in giustizia 100% sono i profeti del padre di Yahweh Shemiah Shai. Ok?
E siamo grati al Padre e preghiamo affinché saremo chiamati e nominati tra quei numeri qui. E questo è il sacrificio che facciamo. Veniamo fuori chiamando i nostri fratelli, okay, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, e coloro che sono sparsi in tutte le parti del mondo, che vivono nel ghetto delle parti del mondo, coloro che sono chiamati teroni, che sono chiamati con diversi nomi, li chiamiamo di venire, ok? Che c'è la speranza per noi, e torna il nostro Signore Yahweh Shemiah a salvarci da questo posto malvagio, perché questo regno è solo malvagio. E coloro che lo sostengono perché credono che non sarà mai distrutto, in cui faremo vedere adesso che loro ci tengono a questo regno, che sotto in un'ora sarà distrutto, ok? Un regno tutto quanto grande così, sarà crollato in un'ora, e il regno sarà dato in mano ai dei santi di Yashar Allah, a dei suoi fedeli, di cui preghiamo e speriamo che siamo parte di quei numeri là. Apocalisse 18, versetto 1. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con gran voce potente. Khan, scusami, versetto 1 gli sta parlando del dopo effetto della distruzione, perché lui vedeva da alto, vedeva la terra, ok? La terra ha una sorta di vetro attorno che si chiama lo strato ozone, ok? E lo vedeva illuminato, ok? Vai. Così. Khan, così. Vai. Versetto 2. Egli gridò a gran voce potente, con gran voce potente. È caduta Babilonia la Grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. E questa è la fine che farà America, ok? E quando crollerà l'America, crolleranno tutto il resto di NATO, ok? Perché sappiamo che America viene fuori dall'Inghilterra, che è la sua madre, ok? E dall'Inghilterra è stato creato la NATO, ok? Che all'inizio, non so, mi sa che erano 10 paesi, ma adesso stanno cercando sempre di ampliarsi, e sono come una piovra con dei tentacoli, e hanno preso un po' tutta la terra, ok? E una volta che cade America, questa potenza mondiale cadrà, ok? Che Italia anche fa parte di questo gruppo qui, e scadrà tutto, ok? E America non sarà più vissuto da nessun uomo, sarà vissuto solamente dalle bestie, ok? Le bestie che vivono in deserto, ci sono diverse bestie che il Padre ha creato, che possono vivere nel deserto, e diversi uccelli selvatici. Queste bestie vivranno in America poi. Versetto 3. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Qual è il vino? Il suo vino sono le sue filosofie, ok? Le filosofie, la democrazia, ok? E la democrazia non è altro che un gran inganno, ok? Questo vi fa capire sempre che è sempre il regno della schiavitù, perché loro hanno sposato tutti i modi malvagi degli antichi regni che c'erano prima, ok? Nell'inizio degli anni 80, negli anni 70, c'era questa filosofa che chiamano Elena Blavatsky, ok? Lei è stata una russa che ha preso il permesso di soggiorno in America, ok? Ma lei era una donna molto particolare, perché era una stregona. Ok, lo Stato americano l'hanno sponsorizzato, ha viaggiato in tutte le parti del mondo andando a cercare delle streghe, dei stregoni di tutte le parti del mondo, ok? E hanno incorporato tutto, hanno portato tutto in America. Ecco perché vedete che le bancanote che avete sono dei talismani, ok? Sono pieni
dei segni occultici, segni satanici, ok? Perché coloro che governano, il vero Dio che seguono non è il Dio della Bibbia, ok? Ma loro seguono i dei degli antichi babilonesi, i dei degli egizi, i dei dei sumeri e i cananei, ok? Questo è Matteo 10:27. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Sarà che appunto era... Sì, comunque va sempre nell'oscurità di questa occulto, gente qui. Qual è il versetto? Non c'è nulla di occulto che debba venire alla luce. There is nothing hidden that would not be brought to light. Luca 14 dice. Non c'è nulla di occulto che non sarà portato alla luce, ok? Che loro fanno queste cose, non c'è, come ha letto il fratello prima, non c'è nulla di occulto, ok? Qualunque cosa che noi abbiamo imparato, siamo fuori e stiamo insegnando queste cose qui. Non c'è nulla di nascosto, di occulto, è nascosto solamente ai malvagi, ok? Ma i malvagi che cosa fanno? Fanno tutto in occulto. Ok? E la parola occulto significa segreto, ok? Che non è una parola malvagia, ma loro tengono tutto in oscurità, in segreto, perché loro sanno con la propria coscienza che non fanno quello che è giusto, ok? Continua a leggere. Versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Yahweh Hashem, Yahweh Shai, si è ricordato delle sue iniquità. Can, questo è chiamarci di venire fuori da queste cose spiritualmente, ok? Infatti per un precetto per appoggiarlo è il libro di Isaia capitolo 26 versetto 20, ok? Noi dobbiamo uscire da queste filosofie, da questo vino di filosofie malvagie che hanno sparso a tutto il mondo. Tutti sono uguali, l'uomo è uguale alla donna, un uomo può andare a letto con un altro uomo, una donna può andare a letto con un'altra donna. Queste sono le filosofie malvagie di questo mondo qui. Questo è quel vino che ha reso ubriaco tutto il resto del mondo, e vedono tutta la malvagità che c'è ma hanno gli occhi chiusi. Questo è Isaia capitolo 26 versetto 20. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le porte dietro te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Can, ok? E qual è il nostro rifugio? Questo si collega al libro di Salmi 91. Questa verità è il nostro rifugio, ok? Noi dobbiamo chiuderci in questa verità. E questa verità è il nostro rifugio, ok? Finché l'indignazione del Padre Yahshua passa, perché arriva un'indignazione. E cosa è l'indignazione? L'indignazione è un arrabbio santo, ok? Cosa fa quando uno è indignato e arrabbiato? Castigo, giudizio. E questo è quello che avviene. Castigo e giudizio. E questo è quello al quale dobbiamo prepararci, a quale portiamo edificazione all'elezione del popolo di Israele, a prepararsi a questo castigo, a questo giudizio, e quindi a rifugiarsi in questa verità affinché l'indignazione sia passata. Andiamo un po'. Lascia così. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Perché anche se essere complici dei peccati significa che se questa gente fa una legge per l'omosessualità e uno non si oppone a livello di pensiero a dire: ma che cazzo stanno facendo? Ma che merda è questa? Siete complici di questa cosa qua. A livello morale, a livello spirituale, siete complici di queste abominazioni che stanno facendo. Quindi quando ci dice: non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, automaticamente sei coinvolto nel suo castigo. Automaticamente, se tu sei d'accordo con le sue leggi, sei d'accordo con la sua dottrina, sei d'accordo con la filosofia di questo sistema, di questo mondo,
anche a livello di quello che sta succedendo attraverso la puntura, attraverso questa identificazione, attraverso questo controllo che il mondo sta usando. Mascherine, puntura e il pass. Siete complici di questa cosa qua? Sì, sono complice perché l'uomo non normale, questi uomini naturali che non sono spirituali, pensano solamente alla gratificazione della parte carnale. Basta che abbiano cibo da mangiare, vestiti, soldi da spendere non hanno più problemi. Vogliono appagare la loro carne. Hanno sacrificato lo spirito per appagare la carne. Capito? Non toglietemi il mio da bere, il mio mangiare. Non toglietemi il mio lavoro, la mia casa. E si inchinano alla bestia, al sistema. Sì, prendete via tutto il resto. E questo è essere complici. E se sei complice, automaticamente sei complice anche del castigo che sta per arrivare. Anche questa cosa di essere complice è che loro hanno abbandonato le leggi, perché non è che non ci sono leggi. Nelle scritture ci sono ben 613 leggi, ok? Queste leggi sono leggi retti, sono leggi che ci condurranno alla vita eterna, ma li abbiamo abbandonato, mollato e abbiamo preso le leggi dei diavoli, ok? Vai. Versetto 6 dice: usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Avete capito? I santi di Yasharala, che sono i veri figli di Israele, ok, non vedono ora, perché sono stati tenuti in schiavitù tutta questa vita qui, tutto il tempo. Non vedono ora di ricompensare la loro ira. E coloro che stanno governando adesso andranno in schiavitù, ok? Dice la scrittura che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, ok? Coloro che stanno governando adesso, che credono che questo regno non crollerà mai, andranno tutti in schiavitù. Vedremo questi nomi grossi, questi grandi politici che hanno fatto la volontà del diavolo. Vedremo tutti, li vedremo in schiavitù e avranno la paga peggio di tutto quello che hanno fatto ai figli di Israele, ok? Questo è Geremia capitolo 30 versetto 16. Tuttavia, coloro che ti divorano saranno divorati. Tutti i tuoi nemici, tutti quanti saranno deportati. Quelli che ti spogliano saranno spogliati e quelli che ti saccheggiano li abbandonerò al saccheggio. Questo è il giudizio. Hanno fatto tutto quello che hanno fatto. Questo okay? È il giusto bilancio. È il giusto bilancio. Non che se fate qualsiasi cosa venite perdonati, ok? Un occhio questo per è il giusto un bilancio. Occhio, un dente per un dente, questo è giusto. Perché sono stati dappertutto, hanno avuto quel momento che il padre che gli ha concesso. Sono andati in Israele nel 70 avanti Cristo a distruggere la terra santa, a mandare in schiavitù i veri figli di Israele, spargendoli in Africa. Sono andati giù in Africa, dove sta Africa, a prendere sempre i figli di Israele, portarli in America. Sono andati in America, hanno sterminato un intero popolo degli israeliti che erano lì. Credono di aver fatto tutto questo e nessuno farà niente. Credono che gli andrà tutto bene. Sempre così, ma è tutto per un momento, ok? Sta per arrivare tutto alla fine. Il giudizio è questo. E loro se la prenderanno, ma nella maniera più crudele che possono immaginare, ok? Tutti coloro che sono complici, che continuano a essere complici, coloro che continuano a essere complici, ok? Amando questo modo di vivere, di vita, ai vostri occhi, alla vostra sorpresa, vedrete. Il padre non è un uomo, il padre non è un ingiusto che vede tutte queste cose qui senza giudicare. C'è la parte del libro di Salmi che dice che loro pensano che il padre è uno come loro, che lui non vede, non giudica, ma il padre ha i suoi tempi, ok? Così quando la sua indignazione viene, si chiama indignazione perché è un arrabbio santo. Ok, vai. Come abbiamo letto, sarà data doppia retribuzione a questa gente. Coloro che ti hanno spogliato saranno spogliati. Coloro che ti hanno messo in schiavitù saranno messi in schiavitù. Coloro che hanno fatto del male riceveranno del male. E questo è Salmi capitolo 149. Il punto è nel versetto 9, ma parto dal versetto 6, che dice: abbiano in bocca le lodi di Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, è una spada a due tagli in mano.
per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi santi. Dan, prendi per piacere Apocalisse 13:10. Perché loro pensano che avranno fatto tutte queste cose qui, continuano a spingere bugie dietro bugie nella TV, nella media che hanno creato, a spingere sempre distruzione. Pensano che andranno liberi così e non saranno giudicati. Vai. Non c'è intacco. Ma Isaia 17. 13:10. Per favore, no. 3 può andare via. 13:10. Questo è per i santi. Tutta la costanza dei santi. Can. Questa è la nostra speranza. Isaia 3, Isaia 13, allora, versetto 10 dice: se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Sì. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Questo è la speranza, ok? La costanza dei santi. Perché noi aspettiamo il giudizio giusto dalla parte del Padre, ok? E questa è la nostra fede, che il Padre ricompenserà il giudizio su coloro che hanno fatto il malvagio finora. Ok, torniamo. Versetto 7, Apocalisse 18:7. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Perché è quello che diciamo, loro credono che non avranno mai lutto, nessuno li butterà giù, saranno sempre una regina per sempre. Prendi per piacere il libro di Isaia 47. Legge da uno, perché credono che nessuno li butterà giù, ma arriva il loro momento. Quando il fratello dice loro, quando sta parlando di loro, sta parlando della nazione di Edom, Esaù, l'uomo bianco, l'autoproclamato uomo bianco, il Caucaso, coloro che governano e che hanno il potere oggi, le famiglie bancarie, Rothschild, Rockefeller e tutti quelli che bevono dalla loro fogna, ok? Sta parlando di loro. Quando fratello dice loro, questa gente che vive nel lusso oggi, ma che presto arriverà la fine, il giudizio su di loro e su tutti coloro che hanno seguito la loro dottrina e il loro insegnamento. E parliamo anche dei 2/3 della casa di Israele, tutti coloro che hanno bevuto dal loro calice, che hanno voluto stare dalla loro parte. Questo è Isaia capitolo... Hanno voluto cercare rifugio sotto i malvagi. Questo è Isaia capitolo 47, versetto 1. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siediti in terra senza trono, figlia dei Caldei. Infatti non sarai chiamata più la delicata e la voluttuosa. Metti mano alla mola e macina farina. Levati il velo. Alzati lo strascico, scopri la gamba e passa sui fiumi. Questo è scritto nella maniera poetica, ok? E questo sta parlando di schiavitù, ok? Credono di essere al top e niente ci arriverà, siamo i più potenti al mondo, bla bla bla. Sono tutte parole, perché è quello che dice il padre Yahweh Hashem Yahushai che succederà, ok? Vai. Versetto 3, 47:3, Isaia. Si scopra la tua nudità, si veda la tua vergogna, io farò vendetta e non risparmierò anima viva. Il padre farà vendetta, ok? Farà vendetta ai malvagi. Vai. Il nostro Redentore si chiama Yahweh Tazabawat, è il Santo di Israele. Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Tazabawat, degli eserciti, il Santo di Israele. Infatti il mondo vedrà presto il Santo di Israele, il vero, il vivente, si mostrerà pronto attraverso la sua potenza, la sua gloria, attraverso il suo esercito celeste. Il mondo vedrà che il popolo di Israele oggi disperso nel mondo ha un Dio, ha il suo potere vivente, il creatore dei cieli e della terra, vedrà la sua potenza, la sua gloria. Attraverso i carri, la sua salvezza vedranno i suoi. Presto vedranno il vero potere della Bibbia,
e non quello delle religioni, non il falso che insegnano le religioni, ma il vero, il potente, Al-Ashadia, il terribile, il potere terribile. Versetto 5, siediti e va nelle tenebre, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata la signora dei regni. Io mi adirai contro il mio popolo, qua sempre un sinonimo per chiamare gli Stati Uniti d'America, la terra dei figlia dei Caldei, non sarai più chiamata la signora dei regni, perché chi è oggi la nazione regina del mondo? Gli Stati Uniti d'America. Non saranno più chiamati la signora dei regni, la signora della terra, perché in un attimo il padre libererà tutti i missili interbalistici nucleari intercontinentali e farà il lago di fuoco negli Stati Uniti d'America. E come? E come ci dice la scrittura? Come ci dice la scrittura? Presto siederà per terra la figlia dei Caldei. Versetto 6 dice: io mi adirai contro il mio popolo, profanai la mia eredità e li diedi in tua mano. Tu non avesti per essi alcuna pietà, facesti gravare duramente il tuo giogo sul vecchio. Can, il padre era adirato con i figli di Israele per aver spezzato quel patto che abbiamo avuto, ok? Per aver andato dietro ad altri idoli. Il padre ha messo Esaù, ok? Come un flagello ai figli di Israele, e loro hanno fatto peggio. Sono andato oltre. La storia parla chiaro. Versetto 7 dice: e dicesti, io sarò signora per sempre, come riprendendo quello che diceva nell'Apocalisse. Non prendesti a cuore e non immaginasti la fine di tutto questo. Ora ascolta questo, o voluttuosa, che abiti al sicuro, e dici in cuor tuo: io e nessun altro ad infuori di me. Io non rimarrò mai vedova e non conoscerò privazione dei figli. Can, loro credono che non gli succederà mai niente, ok? Che se la passeranno per sempre, nessuno li potrà toccare. Sì, prendi, sì, per piacere un precetto veloce che è Salmi 50, versetto 21. No, non c'è 50, 21. 50 versetto 21, Salmi 50. Ah, sì. Questo è Salmi 50 versetto 21, che dice: hai fatto queste cose, io ho taciuto, e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Cane, è quello che dicevo prima, che loro fanno queste cose perché il padre non reagisce subito ai suoi tempi, ok? Loro credevano che il padre è uno come loro, che non avrebbe mai reagito. Ma all'improvviso arriva proprio il giudizio. E state tranquilli che arriva, ok? Versetto 8 dice: perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco. Poiché potente è Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, il Signore che l'ha giudicata. In un solo momento, in un attimo, come i missili interbalistici che dalla Cina ci mettono mezz'ora per arrivare negli Stati Uniti d'America, in un attimo gli Stati Uniti d'America. Leggendo in più sul capitolo si dice che in un'ora sarà tutto. In un'ora? Più avanti, sì. Sì, sì. Versetto 9 dice: i re della terra che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei. Spaventati dai suoi tormenti, se ne andranno lontani e diranno: ai, ai, Babilonia, la gran città, potente città, il tuo giudizio è venuto in un'ora. Can, e quali sono questi re? I re di oggi sono i presidenti, ok? I primieri, i ministri, questa gente che sono in potere, che loro hanno bevuto tutti dal calice, perché loro stanno facendo la volontà delle famiglie bancarie, stanno facendo la volontà dei diavoli, ok? Non fanno nulla per il popolo, non fanno nulla per il vostro bene. E vedete quanto malvagi sono?
fanno la malvagità sia ai figli di Israele e anche a loro stessi, ai loro uguali, fanno anche la malvagità a loro. È come un leone che intende a uccidere altri leoni. E questo vi fa vedere che questo uomo è la più base di tutti gli esseri. È sotto gli animali perché non ha compassione, non ha spirito, è proprio uno spirito di distruzione. Infatti è stato benedetto con la spada. Cosa fa la spada? Distruzione. I loro padri, il loro antenato, Tubal-Caino, era un mercenario. La parola Tubal-Caino era un mercenario. Andiamo avanti. Versetto 11, Apocalisse 11. I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci: oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, rame, fermo, marmo, cannella, spezie, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, farina di fior di farina, grano, buoi, pecore, carri, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini. Ok, questi sono diventati ricchi andando a saccheggiare tutti i paesi. E queste cose, l'ivorio da dove viene? Viene dall'Africa, dalle parti del mondo che hanno elefanti. Ok? Diciamo che è un centro di smistamento. Ok, è un centro di smistamento. Hanno saccheggiato tutto il resto del pianeta. Ci sono dei paesi adesso, maggior parte dei paesi, tutti i paesi dell'Africa sono delle proprietà private delle famiglie bancarie, ok? E vedete, se notate, tra questi beni avevano anche in possesso degli uomini e delle anime degli uomini. Questi grandi, questi grossi che sono in potere, il loro oro è l'adrenocromo, ok? Che viene dal sangue dei bambini torturati. Okay, e pagheranno per tutte queste cose qui. Quanti bambini ne mancano ogni anno? Quante persone ne mancano ogni anno? E loro fanno tutte queste cose perché hanno il potere. Ok, la polizia non li va dietro, i poteri non li vanno dietro. Vanno dietro a quel povero per strada. E vedete, e voi chiamate giustizia questo regno. Si deve finire tutto però. Questo è Matteo, al capitolo 5. Versetto 6 dice: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Credete che per tutte le loro abominazioni, malvagità, non verrà giustizia su questa terra qua? Che credete che, come dicono le religioni, verrà a dare bacini e pasticcini a tutti quanti? Invece, come dice qua la scrittura, per Apocalisse 18:8, perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, perché questo è il giudizio che viene, il giudizio finale. Il giorno del giudizio è questo: attraverso il fuoco dei missili interbalistici nucleari, l'Altissimo porterà il giudizio su questa terra qua. Ok? Porterà questo giudizio, e quindi avvertiamo di questo l'elezione del popolo di Israele, affinché sappia come deve prepararsi spiritualmente a quello che sta arrivando. Ma scusami, purtroppo i figli di Israele che stiamo chiamando, per farvi vedere che c'è un gran traffico di gente, un traffico infinito di gente, ok? Ma è difficile che uno si ferma ad ascoltare. E vuoi vedere che se noi fossimo qui con un tavolino che facciamo la pronostica di numeri del lotto, vuoi vedere quanta gente sarà qui davanti? No, se parliamo dell'eutanasia, di fare la firma per chi si vuole suicidare. Ok, grazie. Subito.
sarà più gente. Hanno raccolto migliaia e migliaia di firme. Invece qua portiamo la verità della Bibbia, la verità che ci può salvare. Perché è la, come dice la scrittura, è la fede. I giusti saranno salvati per fede. Significa fede credere a ciò che non vediamo. Quindi se vi profetizziamo giudizio, morte e distruzione che sta per venire a colpire il pianeta Terra, e quindi ravvedersi, tornare a servire l'Altissimo, pregarlo, adorarlo per mezzo di suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai, questo è tutto quello che ci è chiesto. Pentirsi della proprio stato, della proprio stile di vita, pentirsi del proprio comportamento e della propria condotta, e per mezzo di suo figlio Yahweh Shai, nostro Signore, avere l'opportunità, l'intercessione di tornare a servire il Padre e quindi essere in un luogo sicuro, come ci ha detto prima il fratello, perché, Salmi 91. Bravo, la verità è proprio il posto sicuro che vorresti che trovi, che ti para, ok? Perché se sei fuori da questa verità, cavolo, sei scoperto e ti prende un missile. Sì, ti prendo un missile. Questo è Apocalisse capitolo 1 versetto 3. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Significa fare tesoro, cioè tenerlo come prezioso, un avvertimento prezioso. Le sacre scritture sono un libro, un manuale di istruzione per come vivere sul pianeta più Terra. Più preziosi dell'oro, delle pietre pregiate. Leggi preziosi che danno la vita. Sì, è. Una riprendere, correggere il proprio stile di vita e avvertire di quello che sta per colpire il pianeta Terra. Non c'è niente di meglio. Non c'è cosa migliore che osservare e cercare di vivere la Sacra Bibbia al meglio delle nostre possibilità, di camminare nelle scritture. Questo è quello che ci viene chiesto in questi ultimi tempi. Tiro fuori un precetto, si trova in secondo primo Pietro al capitolo 4 al versetto 2. Per consacrare il tempo che ci resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai. Questo è quello che ci viene chiesto in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, di mollare la nostra vita carnale. Ma no, la gente va dietro le passioni degli uomini. Ognuno vuole essere il prossimo rapper. Del coso, ognuno vuole essere il prossimo direttore di una ditta di schiavitù. Vogliono avere fama, gloria, avere più visualizzazioni, più like su Instagram, a essere visti, a essere dati, glorificati. A questa gente interessa la gloria degli uomini. Ma chi interessa questa gloria qua presto vedrà l'ira. Presto vedrai il giudizio che viene a colpire questo pianeta Terra. Sì, chiudiamo con un precetto. Sai cosa? Quei 18 là, io direi, leggi veloce, senza leggi senza che commentiamo. Così facciamo vedere la fine di questo regno. Ok, chiudendo il capitolo 18 dell'Apocalisse, i frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate e sontuose sono perdute. Sua. Adesso ci togliamo subito. Va bene. Adesso ci togliamo subito. Vai tranquillo. I frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate e sontuose sono perdute per te e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose sono stati arricchiti da lei e se ne stanno lontani per timore del suo tormento. Piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai ai,
la gran città che era vestita di lino fino, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, in un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. Tutti i piloti, tutti i marinai, tutti i naviganti, tutti i marinai e quanti trafficano sul mare se ne stanno lontano e vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? Bene, ci fermiamo qui. Come avete sentito, in un attimo, in solo un'ora... Chiudo con questo versetto. Versetto 19. E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la gran città, quale tutti quelli che l'avevano, quale tutti quelli che avevano navi e in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. E qua è il punto di questa lezione che volevamo portare. Questo... Questa è la profezia, che in un attimo arriva la distruzione di Babilonia la Grande, degli Stati Uniti d'America. E automaticamente tutti coloro che sono con lei, in un attimo arriverà questa distruzione. Anzi, in un attimo arriva proprio la distruzione dei vostri sogni di diventare chissà cosa, perché è tutto allegato alle filosofie dell'America. In un attimo, tutti quei sogni e ispirazioni o chissà cosa, se le tue ispirazioni non sono ispirate dalle scritture, arriverà tutto a una distruzione in un attimo, ok? Perciò, come ci ha detto nostro Signore Yahweh Shai, io vi ho avvertiti, io vi ho avvisato, ok? Siamo stati avvisati, quindi nessuno può dire io non lo sapevo, ok? Detto questo, speriamo di essere stati edificanti e lasciamo, dando tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Padre Onnipotente, Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham, Kakudash, i nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Great New Stone, GMS, per averci insegnato la verità, e Shalom agli eletti della Casa di Israele dispersi in tutto il mondo. State forti, tenete duro, che manca davvero poco. Abad Babal. Yahweh Basham, Yahweh Shai Barakatam, Shalom. Shalom. Grande profeta Antonio. Kalalaya Bashem Yao Shai.